Ciao. Dai, volevo fare tipo il ballo. Come si chiama quello spagnolo che fa? Il ballo spagnolo. Vabbè, non importa. Ciao. Bentornati. La cucaraccia. Pa, 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 pa. Non credo che volessi dire quello. Bentornati in questo nuovo video di Minecraft. Quest'oggi Lucky Race con questa bellissima ambientazione molto. Questa bellissima persona. No, no, quello no. Con questa bellissima ambientazione molto selvaggia abbiamo due corsie a testa quest'oggi. Purtroppo non c'è la verde, quindi mi sono dovuto prendere quella arancione e quella gialla. E Locke si è preso quella rossa e quella blu, perché sì. E dovremo fare avanti e indietro per due corsie per poi sfidarci alla fine. E non hai detto ho via! Non ho detto ancora via. E allora anch'io? Via! Questo è interessante per la fine. No, non posso dire la tecnico. Managgia, managgia. Questo è proprio un problema, tecnica, tecnica, tranquillo. Arrivando. Guarda, se tu vuoi fare davvero questa cosa, per me no problem. Guarda, continua pure a spaccare. Ok, perfetto, quello che volevo ma fare. Ma perché ci sono i zombie appena visti? Allora, ti spiego che la vita ogni tanto ci... Ciao, al momento ho solo quest'arma, quindi dovrò utilizzare quest'arma per... C'è un Jackie Inventory. Oh, non c'è chi più vento! Ma questo loot è diventato mio, quindi. Allora questo lo chiudiamo, eh. Il parkour si fa, Locolokis, mi raccomando. Va bene, si. Hai l'elitra, no, il parkour lo fai. Il parkour lo fai e stai zitto, non superi con l'elitra. Allora, io potrei farlo. Ah! Sei scatto. Si perdi tutto godo, si perdi tutto godo. Ho dovuto fare una cosa che non volevo fare, ma l'ho fatta. Ti sei messo in creativa. No, no, ho fatto quello. Ho fatto un'altra cosa. Ti sei messo in creativa. Ho mangiato la mela OP, Locolokis. Ti sei messo in creativa. Ho mangiato la mela OP, ti ho detto. Allora, ti avete visto, sei messo in creativa. Va bene, mi sono messo in creativa. Va bene, l'importante è che ne sei convinto tu. Devo mostrarti una cosa. Certamente, tanto vedo che sei un attimino bloccato lì dentro, quindi vengo con piacere. Grazie. Dimmi che cos'hai, bellissimo. Allora, ecco qua un libro. Non mi picchiare, ti prego, non mi picchiare. Voglio mostrare solamente questo libro. Mm-hmm. È un po' strano, è un libro con una filatezza. E invece una spada. Sei proprio un fallito. Ma io me l'aspettavo dalle persone come te. E infatti. Com'è possibile? Sei morto. Com'è possibile? No, 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 hai la mela OP e mi sono dimenticato. Sei pure un pirla. Pensa un po'. Pensa un po', pensa un po' questo ragazzaccio. Ma guarda un po'. Questo ragazzaccio. Una cosa sfortunata. Effettivamente è stata una vicenda davvero molto sfortunata. Ma non ti preoccupare, perché questo è soltanto l'inizio. E è tua mamma. E un attimo, ho bisogno di asilo politico. La mia spada l'hai persa. Ah no, no, ma dove l'hai presa la spada? Aguzza la vista, Locolokis. Mi sa che ti serve un paio di occhiali nuovo. Sì. Muori di nuovo. Muoio di nuovo. Oddio, l'ha detto. Aspetta un attimo, che qua bisogna prevenire, che è meglio che curare. Ok, possiamo proseguire. Volevi passare per caso dove c'è la bedrock? L'ossidiana, no, scusami. Ma no, vai tranquillo. Guarda. Ok, no, no, allora vado avanti. Ti va bene se proseguo verso la mia via? C'è un gas! No, non ce l'ho un gas. Ma sinceramente ne faccio molto bene a meno. Anzi, mettiamoci anche il totem nella seconda mano, sia mai che mi lanci qualcosa di mortale, non si sa mai. Meglio proteggersi, eh. Ho anche io un libro speciale, lo vuoi vedere anche tu per caso? Vuoi da fare quel ghast? Vabbè, non si butta via niente, quindi quei diamanti che hai droppato, se non ti dispiace, io li vado a prendere. Ok. Perché nella tua vita tu non sei ancora morto? Perché sono più astuto di te. E effettivamente la soluzione è solo quella. Ok, allora, altri diamanti. Siamo a quota 3 diamanti. Molto bene, possiamo farci... Il karma ti punirà. Sì, 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 il famoso karma che è sempre... Posso trovare qualcosa di diverso dai piedini, molto gentilmente? Grazie, grazie. Dicevo, il famoso karma... Nether. Non è il nether, è un checkpoint quello. È un checkpoint. Aia, mannaggia, quello lì non penso mi dia troppo fastidio. Anzi, facciamo che lo eliminiamo. Ok. No, l'ho picchiato per sbaglio, non volevo picchiare. Ma non è vero, non ce l'ha con te. Puoi andare avanti tranquillo, Loco, stai super tranquillo. Non ti ucciderà. Se questo mi uccide! Chi? Chi vuoi che ti uccida? Ma che dici? Scusa, mi piaceva il tridente. Dove l'hai messo? Allora, scusami, no davvero, è che era davvero molto scintilloso. Ammazzate su Minecraft! Dopo lo faccio, va bene? Però ora scusa che mi piaceva il tridente, ok? Fammi ritappare qui, bene, andiamo avanti per la mia strada. Ma niente, mi stai rubando tutto! Allora, posso spiegare? Non sei stato intelligente all'inizio. Mi hai sfidato nel momento sbagliato.
Hai avuto fortuna e basta. No, 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 questo non è vero. Salve, signore. No, non mi interessano i suoi scambi. Grazie mille. Alla prossima. Proseguo verso la mia via, verso il successo. E comunque, oh, non demordere, perché io ti ricordo che il punto in teoria lo fa chi vince il PvP finale. Quindi è una sfida al PvP finale. Eh sì, effettivamente la vittoria definitiva è il PvP. Il PvP finale non posso farlo. Quella è sempre parte della mia strategia. Oh, cavolo. Voilà. Checkpoint for... Eh? Ma dove... Mai una volta che karma ti punisce di... Sono finito in un labirinto. Buon per te, sono contento, molto contento. Devi premere il tastino quando arrivi al portale del Nether, mi sa, Cioè, no, ma c'è un labirinto... Cioè, ci sono dei tesori incredibili. C'è un labirinto... Baffogando! Ah, sì? E... cavolo. È spiacevole, credo. Ok. Perché mi hai tippato? Che ci fai tu qui? Bene, proseguiamo la mia avventura. Allora, dice... Blocchi di ferro, posso farmi anche gli Iron Golem, non si sa mai. Mi dite che sto arrivando a ucciderti. Mm-hmm. L'ho sentita più volte questa storiella, ma... Sono spawnato in un sacco di zombie, ok? Basta, sono troppo pronto però, ormai sono troppo pronto. È finita, Nico. Ma io in realtà penso che sia finita per te, perché io ho quasi finito il primo rettilineo e una volta che vado a fare il secondo, per te proprio è firmata la condanna a mortis. Però va bene lo stesso, Ah no, ok. L'incudine fa tutto da sé, non c'è bisogno neanche che intervenga io. Non rubarmi nulla, grazie. No, sto guarda, non... Volando, ah, pure volando. No, vabbè, te lo concedo. Solo tanto... che così sono più veloce, dai. Guarda, te lo concedo solo per un motivo, sai quale? Quale? Mi fa un po' pena. Mi fa un po' pena, è che non è niente. Piove! Io sono bloccato all'interno di un blocco di bedrock. Non ossidiana. Non piove più. No, piove! Non piove più! Niente. Porca miseria. Ma quindi come va, famiglia? Tutto bene? Ma se ci siete molto male, sinceramente. No, però, io non dai. Sono della tua famiglia, fortunatamente. Però, okay. Cioè, mi chiedevo... cioè, in casa tutto bene? Tua nonna, sì, tua zia, tutti... Benissimo. Tutti bene. No, vabbè, sono... Ma devo sono... premere il tasto io, quindi? Sì, devi premerlo, perché sennò non puoi andare avanti. Devi superare quell'incredibile parkour. Ok, labirinto. È un labirinto, hai ragione, chiedo scusa che sono un attimino terrificato. Allora, la prossima volta che tu mi attacchi mi avvisi prima di farlo, va bene? Ah, dici? Cioè proprio devo dirti, loco, ti sto per attaccare. Sì, per favore. Ma sì, ok, potrei farlo, per carità, però mi piacerebbe più farlo quando meno te l'aspetti. Non io so, non poi... Io non finire questo labirinto. No, guarda, è molto semplice, l'ho spaccato col piccone. Però... Ma sono infame! Però ti posso dire che è molto semplice, eh. Io ho finito il primo rettilineo e vado a fare il secondo se non ti... ecco, hai capito? Già fatto tutto. Anzi, lo faccio così, al contrario. Sì, esattamente. E mo' si rinizia, perché non c'è... Mannaggia, stavo per morirci. Questo è stato davvero un spiacevole inconveniente. Sei arrivato anche tu alla fine, per caso? O canticchi? Dipende perché... E quali sono i vari punti di vista, scusami? La morte o la vita? E qual è il punto di vista che tu hai incontrato? Quasi la morte. Allora, bene. Ho dei pufferfish nella mia lane. Ma come sei messo a livello di equipaggiamento? Ho due cose in diamante. E una solo? Spada in diamante. E solo questo hai? Tu cioè, hai? Non hai nient'altro? Una spada in diamante incantata con affilatezza 5. E solo quello hai? Tu cos'hai, scusa? No, cioè, un po' mi fa... Cioè, che schifo, davvero. Soltanto quello. Io mi aspettavo di trovarmi contro un avversario degno. Cioè, non uno con una spada... Io non sono degno? E se mi dici che hai una spada in diamante incantata, ma cos'è? Cioè, non... No. Io non sono degno. Eh no, non sei degno con una spada in diamante incantata. E tu cos'è che hai allora, eh? Oh, delle cose molto più belle. Non te lo dico perché sennò sarebbe vedremo, una cosa... Vedremo allora. Ma tu guarda, ho trovato anche un corpetto in diamante. Proprio ciò che mi mancava. Devo venire sto colloqui. Sto colloqui, devi tornare indietro. Ho vinto. Non hai capito. Ho vinto, Nico. Che pirla. Ho un problema. Ho un problema nella testa. È che è tutto così... Devo niente. Darti una mano? No, no, ora è a posto, grazie. Grazie, davvero, molto gentile. Cosa? Perché sei? Io stavo facendo un bollettino. Scusami, ho visto... No, vai, no, no, capisco che... Ma perché sei qui? Vai via che ti faccio perdere tu. Ciao, pure in creativa! E stavo tornando indietro! E ti sei fermato a rubare i miei diamanti? Ti ho visto lì. Sei un fallito. Dai, ma quanti ne hai rubati di diamanti? Scusa, adesso puoi farti full incantato. 27. Lo sapevo, ma farsi la full armatura, va bene. Imbarazzante, allora, Colokis. No, non è vero, non potevi già farla, perché senza i miei diamanti non ci saresti mai arrivato. Quindi ammetto che sono stato io, grazie. E se vincerai, sarà tutto nulla. Merito mio. No, perché se vincerai, sarà merito mio. Lo devi dire. Pagliaccio clown. No, lo devi dire se sei una persona onesta. Se no, non sei una persona onesta, non c'è nessun altro tipo non di lo problema. Mai.
perché non è la verità. Io dico solo bello verità. Questo lo adoro. Oh mio Dio, ho speed 18, Nico. Ah sì, è successo anche a me. Ho detto una cosa del genere, poi ho detto vabbè, non importa, andiamo avanti. Ma anche lei 10 un 18. Eh no, quello io non ce l'avevo però, Allora così, poi ci rifacciamo al labirinto. No, non mi serve. Non posso non affogare per una volta nella mia vita, per favore, grazie. Ma il labirinto prima come l'hai fatto? Come te. Hai spaccato tutto. È ovvio. Allora lo rifaccio anche io, dai. Così, cioè, capito. Manteniamo il... Capito. Le abitudini. Sì, 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 no, no, è giusto così, è giusto così. Ah, fulmine! Allora, io vorrei fare una cosa, però. Allora, come posso fare? Faccio tipo da questa parte qua. Ti prego, dimmi che posso passare. Per favore... No, posso passare sotto? Ok, bene. Mi stavo preoccupando un attimino, te lo dico, perché ho visto una cosa che mi ha detto... No, vabbè. Ma dove sei? Allora, io sono praticamente alla fine, però tranquillo perché non c'è tempo, tempo che tu arrivi e mi faccio gli ultimi armamenti. Ah sì, anche tu? Allora a posto. No, ma sì, ma allora allora mi hai quasi raggiunto, dai, dai, non ti preoccupare. Ah, c'è Magma Cubo. Sono brutti quelli, perché sto volando? Giù! Mi hanno bussato. Cubi. Mi hanno bussato per chiedermi se volessi il gelato. E cosa hai detto? No. Come no? Ma sembra un modo per interrompermi. Ma io non so, guarda. Io lo voglio gelato. Ma io non lo voglio gelato. Devo vincere contro uno schifume qua. Uno schifume? No, no, no. Allora, 4 più 3 fa... No, 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 no! Magari hai perso tutto il loot. Ti immagini? Ti immagini hai perso tutto il loot proprio alla fine? Quanto sarebbe tipo divertente? Un sacco. Cioè io tipo morirei da ridere. Perché non mi sta mangiando? Ok, mi ha mangiato. Allora Loco, io ti posso ufficialmente dire che mi mancano gli ultimi 3 Lucky Block che ho finito. Però tu vai pure con la tua tranquillità del mondo, perché non penso che in realtà sia un problema. Ok, ho finito. Mi metto un attimino ad armarmi. Abbiamo il tempo di armarci anche io dopo? Certamente sì, certamente. Grazie. Sì. Quindi non ti preoccupare, perché ovviamente non hai tutto il giorno, però avrai il tempo necessario per fare ciò che vuoi fare. Sì. Si fa ciò che si può e non ciò che si vuole. E certo, però cioè se arrivi tardi le risorse sono limitate, te lo dico. Cioè tipo la legna, la poca legna che c'è in giro per la mappa l'ho già presa tutta io. Ma tranquillo che sono pieno di legna. Ok. Sono nel Nether, ho sbagliato! Bravo, complimenti, mi fa davvero piacere fare questa cosa. Ok, io sono pronto, sono effettivamente pronto. Ah, ma è giunto anche lei allora, buongiorno, buongiorno. No, non sono giunto e non giungerò mai. No, no, è giunto, come va? Tutto bene? Male, molto dai, male. Dai, si equipaggi molto velocemente che sono proprio in vena di combattere. Ma sei full incantato! No, il caschetto no. Possiamo andare a combattere, che ne dici? Da questa tu, parte? Teleporto tu. Ah, sì, vabbè, ma quello cosa vuoi che sia? Eccoci qua, nel ring finale. Sei pronto per la battaglia? Un po' di effetti pirotecnici. Va bene. Quando vuoi iniziamo, Iniziamo! Quella spada che cos'è? Ah, è simile a questa, forse? Porca loca, fai male, Hai usato il totem o sbaglio? Loco, la tua spada è insane. Quanti ne hai? Loco, la tua spada... Aspetta, ma era solamente una? Sì! Ma io pensavo tre. No! Aspetta, non l'avevo capito, dai, rifacciamolo. Non avevo capito, solamente una. Eh sì, eccoci qui, è certo. Non avevo capito solo una. No, io non sono d'accordo. Se volete do un'altra, ma così per sport, perché non mi sembra molto onesto quello che tu stai facendo. Giochiamo ancora. Questa non è per sport, perché in realtà era meglio di uno. A parte che tu mi hai, tipo, devastato prima non so con cosa. Vabbè, ho vinto io comunque, ci sta. Non hai vinto, facciamo la bella adesso. Ma non è giusto, era alla meglio degli Facciamo uno. Facciamo la bella. Ma era alla meglio degli uno, ma stai barando. La bella. Aspetta, no, devo recuperare vita. A me non interessa cosa stai facendo. Ho un cuore. Ah sì? Aspetta. Non hai un cuore. No, adesso sono mezzo. No. Avrei dovuto vincere comunque io, perché ho vinto la prima battaglia. Comunque devo dire che la tua spada era davvero forte, mi hai stupito, non pensavo fosse così tanto forte. Noi ci vediamo dopo con un nuovissimo video. Ho vinto. E ci sta. Buon Natale a tutti. Cioè alla fine ho vinto sia di morti che di Lucky Block che di VIP. Ha citato mentre vabbè. Tagliava. Si è messo in creativa. Non è assolutamente vero. Noi ci vediamo. Ma come si vede?